Eh già, io sono ancora qua, come tutti. E tra l'altro oggi, non so per voi, ma c'è uno stordimento ulteriore alla quarantena, che è, buon pomeriggio a te Giovanni, anche l'orario cambiato, quindi tutto sballato, perché ovviamente, grazie Nicola che aspetti la diretta, è cambiato tutto, cioè è cambiato l'orario, siamo qui doverosamente in casa, io oggi mi collego dal balcone perché ho bisogno di aria e quindi auguro a tutti una splendida domenica. No, non inizio a cantare Antonio perché sono alquanto stonata, però ho pensato oggi prendo un po' d'aria sul balcone e parlo con voi e ho gli occhiali perché sono indecente. Non avendo dormito, perché ho visto una serie paurosa stanotte e quindi non riuscivo a dormire, sono andata a dormire oltre le 9. Ciao Angela Amato e grazie per i tuoi limoni. Vedi, qui c'è la tua pianta di limoni e sono giunti i miei limoni che dopo vi faccio vedere e che Angelo mi ha donato, che sono un bell'odore in un momento in cui siamo chiusi in casa e non posso andare nella mia bella campagna. Sì, cantavo Vasco. Già... Io sono ancora qua, già, perché sono ancora qua? Penso che tutti siamo ancora qui, ho visto un po' l'andamento della giornata, pare che, non so se i dati sono, io vi dico, vi confesso una grande verità, non ci ho capito niente sulla lettura dei dati. Mio marito mi prende molto in giro perché dice che io faccio sempre la stessa domanda. Faccio sempre la stessa domanda perché vi confesso che vedo quei numeri, mi sembrano sempre tanti, sempre negativi, sempre terribili e quindi non riesco a vederci la positività, le curve, tutto quel casino di proiezione che fa la protezione civile, per cui ogni sera li guardo, ma poco ci capisco. Per me è sempre tutto troppo, quindi non riesco ad avere una fase positiva nell'affrontare questa tragedia, anche perché cioè, comunque arrivano sempre brutte notizie, no? Un saluto a te Francesco e a tutta Napoli, chiaramente dal sud mi arriva oggi scene purtroppo di follia nei supermercati, quindi il buono spesa che ha annunciato Conte, vediamo insomma come verrà strutturato in queste ore, vedo che stanno ancora discutendo con i vari comuni, chiaramente immagino che una somma superiore andrà al Mezzogiorno d'Italia, che è la parte più povera del paese, da dove sta arrivando maggiormente disordine, perché ci sono varie scene tristissime, sì, ieri aumenta lo sconforto, sì Vincenzo, meno morti di ieri però. E comunque vi stavo dicendo che è una tragedia perché no, mi sono dimenticata, adesso ho letto che Gabriele mi dà una brutta notizia perché anche a San Lorenzo c'è il primo caso. Beh, oggi ho scoperto dopo varie sollecitazioni arrivate da me e non solo che i casi a Benevento sono 78 legati a Villa Margherita, una vergogna di cui qualcuno risponderà e sono veramente molto mortificata e molto arrabbiata anche per l'assenza totale della politica locale, che al massimo adesso, dopo 10 giorni, 10, invoca la magistratura, cioè follia, la magistratura fa la magistratura, fa il suo corso e sicuro lo sta già facendo. Altra cosa invece è la politica, che deve fare la politica, occuparsi della gente e dell'emergenza. Se fossi stata ancora io lì eletta, quando c'era il video che girava sarei andata personalmente a Villa Margherita e poi mi dovevano fermare con le catene a vedere se c'erano dei casi e se c'era qualche stortura di cui si occuperà la magistratura, ma di cui probabilmente si stava già occupando. Vabbè, comunque non parliamo di gente incapace che è stata eletta purtroppo nelle ultime tornate elettorali, ma probabilmente non li vedremo mai più, per fortuna di tutti noi cittadini. Detto questo, cosa vi stavo raccontando? Me lo sono dimenticato precedentemente. Ah, sui buoni, perché ho visto che soprattutto dalla Sicilia le scene che arrivano sono terribili e quindi sono molto preoccupata. Spero che appunto i buoni in breve termine arriveranno tutti e che soprattutto i comuni le distribuiscano alle persone di cui hanno bisogno per la spesa, per i medicinali e i tanti poveri anziani che in questo momento sono completamente in stato di abbandono. Guardia San Framondi, ne sai qualcosa? Mi chiedete di Benevento, 57 casi? No, sono 78, perché sono
sono più i precedenti, ho avuto notizie dalla regione Campania direttamente e stanno facendo anche altri tamponi. Speriamo che non hanno fatto un guaio più grande di quello che ci immaginiamo per la leggerezza di qualcuno e la sottovalutazione di qualcun altro. Soprattutto in queste ore bisognerà costruire le terapie intensive e intervenire nell'immediato per mettere in sicurezza il mio povero Sannio. Pasquale, torna, sta casa aspetta a te. Vedremo, vedremo, vedremo al momento opportuno. Una cosa è certa, mi sento abbastanza un leone in gabbia in un momento in cui potrei tanto aiutare questo paese, così come fanno tanti altri. Sì, Giuseppe, stasera sono da Giletti, anche per questo mi sono collegata adesso. Sono da Giletti e sono in un orario dove devo chiedere proprio agli amici di vedermi, perché purtroppo sono su tutti i disastri della sanità al sud nell'ultimo blocco che va da mezzanotte meno un quarto all'una. Quindi con il coronavirus e il deserto delle città io uscirò in piena notte per andare da Giletti e fare l'ultima parte, ma lo faccio con tanto piacere, uno perché un po' esco per lavoro e mi sento un po' utile, poi se bisogna discutere, informare, fare il mio lavoro, io sono sempre disponibile a farlo. Buoni pasti, popolo. Il popolo per forza va aiutato come tante altre persone. Sì, stasera c'è anche Briatore, c'è un'intervista a Briatore, affronteremo tutte le vicende del coronavirus e chiaramente poi i problemi legati al mezzogiorno. A Messina, lo so Santino che c'è tanta paura, da Messina mi arrivano molti video e sono quelli che più mi preoccupa, perché in questo momento la Sicilia mi sembra il terreno più pericoloso per il disordine sociale, chiamiamolo così. Quindi dobbiamo stare tanto, 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 tanto attenti. Nunzia, Nunzia, ti accompagno io. Grazie Giuseppe. Mi verranno a prendere però. Sì, ma i 400 milioni sono una fame, è ridicolo, che si aggiungono ad altri miliardi che sono stati mandati. Vediamo insomma alla fine quanti ne saranno destinati e nella distribuzione pro capite a quanto arriveremo. Sono curiosa, ciao Nello, di vedere come evolve l'annuncio. Io non dico niente. Ieri ho fatto questo appello, eravate connessi. E la sera è arrivata il provvedimento di Conte, per cui sono contenta che quantomeno ci si sia sul pezzo e consapevoli del fatto che c'è un grande bisogno. Adesso vediamo come li distribuiranno, in che somme e sul territorio come saranno accontentati tutti attraverso i sindaci. Sì, c'è anche De Luca, Catino De Luca stasera. Attraverso i sindaci che ovviamente monitorate, 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 che ho sentito che metteranno tutto online, quello che viene distribuito alle regioni, ci sarà una piattaforma in modo che ognuno di noi può controllare anche quello che fanno i propri rappresentanti, perché non vorrei che sia occasione di clientelismo, la quale cosa mi farebbe partire l'embolo. Era, penso, l'unico metodo più veloce per fare la distribuzione, individuare i bisognosi e vediamo adesso come si comporteranno e saremo lì attentissimi a controllare tutti, assolutamente tutti. Fatemi leggere qualcosina che mi state scrivendo. Sono molto contento dell'operato dei dottori, sì, anche noi, tutti, penso che lo siamo, e speriamo che siano messi tutti in garanzia di operare, anche i medici di base, i pediatri che comunque continuano a fare attività. Il mio appello farò nelle prossime ore, lo farò anche da Giletti. Io dico che bisogna fare i tamponi ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario subito, perché noi dobbiamo tenerli in garanzia, perché poi i portatori di questo virus sono principalmente loro che negli ospedali fanno continuamente, chiaramente trasferiscono il contagio. Quindi no, mi sono distratta perché Gabriele dice sono usciti i dati ora. Dacci questa brutta notizia. In diretta io avevo letto da qualche parte che c'era un po' di meno morti e meno contagi rispetto a ieri, soprattutto insomma in Lombardia, però voglio capire. Benevento città, Benevento città, Benevento città, vediamo che succede a Benevento e provincia e capiamo. Europa, Europa, ribadisco, se l'Europa continua così e non dà risposte, prendiamola a calci nel sedere, cioè perché non possiamo pensare assolutamente che sia questa l'Europa che ci meritiamo. Noi l'abbiamo fondata l'Europa e pretendiamo
rispetto da loro e non gente che gira la testa dall'altra parte e non ci considera. Sì, Elena, sono d'accordo, bisogna fare in fretta per i sussidi e far arrivare subito i soldi nelle tasche degli italiani, anzi sulla tavola degli italiani, che qui si tratta proprio di dare i soldi per mangiare, che è una cosa ben diversa. E quindi io condivido assolutamente le vostre preoccupazioni, che sono anche le mie. Cosa pensi, Nunzia, se usciamo dall'Unione Europea? Penso che sia un errore perché siamo ancora più soli. Già siamo soli. Immaginatevi fuori. Noi non siamo la Gran Bretagna e comunque voglio vedere la Gran Bretagna come uscirà alla fine da questa storia nell'assoluta solitudine essendo fuori dall'Europa. Bisogna pretendere dall'Europa e pretendere un'Europa che dia più opportunità, ma uscire sarebbe assurdo, ragazzi. Noi siamo nati in un'altra era, cioè siamo nati e abbiamo creduto nel progetto europeo, ho fatto il ministro dell'agricoltura e vi assicuro che l'agricoltura non reggerebbe se dovesse basarsi sulle nostre forze, mentre oggi l'agricoltura è tutta legata alle dinamiche dell'Europa e quindi anche ai fondi che arrivano dall'Europa. Senza quei soldi come faremmo a fare agricoltura? Ah, Giuseppe, Gabriele dice: dati distribuzione per Fondo Solidarietà Benevento Città 413.000 euro. Mandami la scheda, Gabriele, di tutte le ripartizioni perché mi sorge qualche dubbio immediato. Ho un negozio chiuso, scrive Elena, e capisco bene e vai garantita. Mi auguro che il prossimo decreto sia tutto per microaziende, piccole e medie imprese, attività commerciali, liberi professionisti. Ci sono talmente tante persone da coprire. Non sei anche tu pensavi che il virus fosse una semplice influenza? No, Antonio caro, mai detto una cosa del genere. Soprattutto io sono molto cauta con le parole, mi conoscete, mi parte l'embolo e dico quello che penso, ma sto attenta soprattutto in questi momenti nei quali un virus è una cosa seria, non mi permetterei mai di minimizzare. Sono stati tutti molto leggeri e devo dire che molti hanno fatto errori di cui oggi sicuramente si pentono, ma veramente tutti, nessuno escluso. Io non l'ho mai detto perché sinceramente non sono un medico, non sono uno scienziato e quando si tratta della salute delle persone sto attenta perché i virus purtroppo cambiano anche forma, non si può mai sapere quello che succede, per cui evitiamo in questa fase tutti di dire sciocchezze, abbiamo tutto il tempo di leggere, di affrontare le cose. Grazie Nello che dice il Sanni abbandonato torna in politica, in questi giorni tutti mi stanno scrivendo da Benevento e provincia la stessa cosa. E quindi dobbiamo stare attentissimi a quello che scriviamo, anche ai giudizi che diamo, anche alle cattiverie che spesso tiriamo fuori gratuitamente, perché è un momento delicato nel quale vale la pena, insomma, essere tanto attenti, tanto cauti e abbiamo il tempo per leggere, informarci e non dire sciocchezze, sinceramente. Ecco, Gabriele, mentre sono online, mi manda tutti i dati, ma è talmente piccolo che dovrei allargare, faremo un'altra diretta domani. Analizzando i soldi che arrivano da noi e nelle vostre realtà, così possiamo discutere un po' di questa distribuzione di buoni spesa e di quanto sarà pro capite, ma immagino dai numeri che mi dice Gabriele è basso a testa, poi bisogna vedere quant'è settimanalmente la somma. Comunque devo vedere i dati per capire, già quei numeri io litigo, figuriamoci con il resto. In tutto ciò io non ho ancora pranzato. Ho fatto 16 ore di digiuno perché ieri sera ho mangiato tanto dolce, sono stata bravissima parlando di cose leggere. Cenerò un po' prima stasera perché poi devo essere in forma per andare da Massimo in TV. E però ho una grande fame. Mio marito è andato a Brescia a accompagnare i medici che ci hanno mandato in sostegno, quindi qui oggi non si è mangiato nulla, non vedo l'ora, perché io poi sono una che ama moltissimo mangiare, per cui tra un po' andrò a preparare in modo da cenare in un orario un po' più nordico verso le 19:30-20, visto che normalmente io ceno alle 21:30 anche 22. Sì, Rolando, io sono a Roma, questa è casa mia e ormai vivo qua da diversi anni e chiaramente da quando non faccio più il parlamentare scendo pochissimo a Benevento, sono 2 anni che faccio attività giornalistica e televisiva qui e quindi scendo nella mia città per gli affetti, per gli amici, per la mia famiglia. In questa occasione non si può scendere, quindi sto a casa come tutti, ma la mia casa ormai è Roma, e la mia attività è Roma,
In queste ore, per dirvi, sto lavorando per aiutare insieme a Gabriele la Caritas di Roma e aiuto la Caritas di Roma, chiaramente, perché questa è la mia città e qui ormai ho i miei anche riferimenti. Sì, Gabriele mi dice che però mi aspetta giù, chiaramente quando finisce questa quarantena io arrivo a San Lorenzo e obbligherò la mamma e la sorella di Gabriele a cucinare anche per me tutte quelle leccornie che sta mangiando Gabriele, lo troverò bello proprio ingrandito, immagino, perché con quelle cose buonissime che cucina la tua mamma non potrai che ingrassare, ma ci verrò con piacere ad ingrassarmi un po', un altro po'. Dalla tua mamma che sa cucinare tanto bene. E purtroppo sì, Luigi, non faccio più il parlamentare, faccio altro, ma poi la vita è lunga. Tante novità ancora ci potranno essere, mi pare. E, detto ciò, mi ha fatto piacere stare un po' in vostra compagnia. Leggo un altro paio di domande, così poi vi saluto augurandovi un buon proseguimento di domenica, di giornata. E vediamo un po', fuori dall'euro subito, Emanuele, ti ho già detto. La mia, mi stanno chiamando all'infinito, non capisco perché. Vedi Benevento, vabbè, come sempre. Alla fine restiamo sempre legati ai percorsi che abbiamo fatto e mi occupo con molto piacere di Benevento. Ovviamente da quando è scoppiato il caso non sto facendo altro anche a livello centrale. E se abbiamo avuto i dati reali non è un caso. Detto questo, non dico nient'altro. Io sono di Guardia San Framondi, non posso andare giù. No, non puoi andare giù, in questo momento non puoi andare giù, non possiamo andare giù nessuno perché il decreto prevede che dove siamo lì restiamo, ahimè. Si vede che ci tieni tanto, pensavo che i piccoli commercianti di Benevento, certo Pompeo che meritano considerazioni i commercianti di Benevento, guarda che io quando vengo a Benevento faccio anche sempre acquisti nel Beneventano, proprio per rispetto vostro, molte cose le compro a Benevento, sempre, sempre, sempre. E credo che adesso voi, come tutte le categorie, dovete essere non solo considerati, ma coperti e difesi, non solo in questo momento di crisi, ma in generale perché purtroppo, è tanto tempo che il commercio a Benevento non va bene, una città molto abbandonata a se stesso, ahimè. Comunque, in tutto questo io ho fatto un'intervista su Benevento, lo dico a chi mi sta scrivendo da Benevento e potete andare a vederla integrale su NTR24 così pure per te Dimitri e altri che mi segnalano i 53 casi positivi che sono 78 purtroppo di Benevento, ho i dati dalla regione Campania su Villa Margherita, potete vedere tutto insomma quello che penso e quello che penso di tutta la vicenda Villa Margherita e chiaramente delle responsabilità che poi accerteremo e delle distrazioni inaccettabili di queste ore. Un caro saluto a Mauro, al mio amico Mauro, e dopo aver fatto questa situazione, superato questa situazione, acquisto Made in Italy. Ragazzi, io ho sempre acquistato Made in Italy, per cui continuerò a farlo. E quando usciremo, non solo acquistiamo Made in Italy, vacanze Made in Italy, solo in Italy, e aiutiamo il nostro turismo a riprendersi perché ci aspetta una stagione difficile. Non pensiamo negativo, pensiamo positivo. Io vado a cucinare e così stasera spaghetti e vongole che un mio amico me li ha comprati al mercato ieri e li ho messi in acqua. Ovviamente mi farò aiutare dalla mia mamma, non sono una bugiarda a far finta che so cucinare perché non so cucinare benissimo, ho bisogno sempre chiaramente di aiuto, vado a leggere i dati e vado a vedere insomma la distribuzione di buoni pasto per territorio, per singola testa, persona, a quanto ammonta, così poi ne parliamo nella nostra prossima diretta. Vi aspetto stasera da Giletti, è un sacrificio mezzanotte meno un quarto, ma per gli amici se può fa. Ciao ciao, io sono ancora qua, e già.